Questa mattina è stato lanciato Super Stage, il bando per emergenti italiano di selezioni per band per il MEI di Faenza, che toccherà tutta Italia con centinaia di adesioni in tutte le tappe. Oggi la presentazione degli stage estivi di Super Sound, di che cosa si tratta? Ma dunque, abbiamo lanciato questo bando di concorso per band emergenti, dato che sono centinaia quelle che vogliono venire a suonare al MEI, quindi abbiamo deciso di lanciare come gli anni scorsi una selezione che avverrà in tutta Italia. Sono già arrivate tantissime iscrizioni, faremo le selezioni in 4 locali del centro, del nord e del sud Italia e poi la vincitrice, il migliore, poi suonerà al MEI dal 27 al 29 settembre. Come fanno a contattarvi? Dunque c'è il sito meiweb.it dove tra l'altro lì abbiamo presentato anche le ultime nostre recenti produzioni, nel senso che poi le band cerchiamo di sostenerle anche dopo che hanno vinto i nostri contest, come ad esempio è accaduto gli EQ, che abbiamo prodotto il loro ultimo album che ha vinto il premio Bindi proprio recentemente, e quindi sul sito meiweb ci sono tutte le indicazioni, l'email è mei@materialmusicali.it. Invece per quanto riguarda le band che hanno iniziato ad aderire a mandarvi il loro materiale, più o meno che tipo di band sono? Beh, sono band giovanissime, tutte under 25, che è quello che interessa a noi, interessa questo tipo di manifestazione che è il MEI 2.0 di fine settembre a Faenza, e devo dire band anche di qualità ovviamente, perché la qualità oggi si è alzata molto e molte band, molti cantautori, molti rapper che iniziano la loro attività da subito hanno già delle cose da dire, da esprimere. Tra l'altro negli ultimi contest che abbiamo fatto hanno vinto band come il collettivo Ginsberg, Junk Food e The Talking Bugs, che stanno procedendo tutto nel settore indie avendo dei risultati, così come è accaduto col festival di Faenza Rock, un altro festival locale che ha laureato band come Like at the Giggle, Simona Grecce, Nino Braino e altri ancora, a testimonianza che con i festival per emergenti la qualità emerge e può anche crescere. Quanto è difficile sostenere queste band? Ma oggi è difficile perché non ci sono risorse, c'è una crisi economica globale complessiva che soprattutto colpisce questi settori come quello dello spettacolo e della musica, e quindi sarà un periodo molto difficile, molto duro, dove veramente resteranno quelli che hanno delle cose da dire e costituiranno una community di fan che li segue. Dicevamo 4 punti per testare queste band, stanno più aderendo di più le band del sud, del centro e del nord Italia? Ma diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto una forte adesione dal centro-sud, perché ovviamente la voglia di venire a suonare al nord è molto più forte. Adesso al momento non abbiamo ancora, come dire, censite geograficamente, sono già 120-150 ad oggi, scade a fine luglio, rendiamoci conto, il primo lancio che facciamo come MEI di prima selezione, quando decidiamo di farlo, avremo 1200 adesioni. Invece a Faenza che fermento c'è? Ma a Faenza adesso è partita Faenza Rock e devo dire insomma che nei giovani c'è un fermento abbastanza vivace, e certo sarebbe necessario spingere più sull'elemento dell'originalità. Francesca Diletta per Faenza Web TV.